Benvenuti alla Link Campus University. Link Talk odierno ospita un personaggio di grande spessore accademico e istituzionale del nostro paese. Il professor Sabino Cassese, giudice emerito della Corte Costituzionale Italiana, dialogherà con Stefano Zurlo del Giornale su un tema di grande importanza, le nuove frontiere del diritto nell'era post-Covid. I rapporti tra politica e magistratura negli ultimi anni in Italia sono stati sempre difficili, complicati. Si parla di un'invasione di campo, è diventata quasi un luogo comune della magistratura, e lei ha parlato anche delle procure come di un quarto potere. Guardi, lei ha parlato giustamente di invasione di campo e dando per presupposto che vi siano dei campi separati, e in effetti in Italia la Costituzione implicitamente riconosce il principio che si chiama di separazione dei poteri, principio che fu per la prima volta esposto in maniera limpida nel 1748 da Montesquieu. Nella nostra Costituzione, infatti, vi è un organo, il Consiglio Superiore della Magistratura, che costituisce uno scudo dell'indipendenza della magistratura. Vi è quindi un'indipendenza della magistratura dagli altri poteri. Il Ministero della Giustizia si deve interessare dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. E infine vi sono le procure, la cui indipendenza, secondo la Costituzione, è assicurata dalla legge e non direttamente dalla Costituzione. Quindi ci sarebbe già una differenza qui tra i PM e i giudici? I PM e i giudici ambedue fanno parte della magistratura, solo che da un lato vi è la magistratura giudicante, cioè i magistrati che adottano delle sentenze, e dall'altra vi è la magistratura requirente, ovvero pubblici ministeri o procure della Repubblica. L'uno e l'altro fanno parte della magistratura con un livello di indipendenza diverso secondo la Costituzione. Questo è, tratteggiato molto sinteticamente, il disegno costituzionale. Questo disegno costituzionale si è andato modificando di fatto nel corso degli anni, e le modifiche principali, che sono quelle che hanno poi consentito quello che lei ha chiamato invasione di campo, sono le seguenti. Primo, l'indipendenza è stata declinata, interpretata in una forma rafforzata, cioè come una forma di autogoverno. Essere indipendenti da qualcuno non vuol dire autoregolarsi, invece la magistratura ha sempre sostenuto che si autogoverna. Secondo, mentre il Ministero della Giustizia è una branca del potere esecutivo, quindi un potere separato. I tre poteri, lo ricordo, sono quello giudiziario, quello esecutivo e quello legislativo. Il Ministero della Giustizia, pur essendo parte del potere esecutivo, è di fatto occupato da magistrati che hanno i compiti più importanti all'interno del Ministero della Giustizia. Terza importante modificazione, o se volete una non modificazione in questo caso, e cioè che il corpo dei magistrati, che era abbastanza ristretto nell'immediato dopoguerra, cioè 70 anni fa, intorno a 7.000 persone, è oggi un corpo che è rimasto sempre piuttosto ristretto. Sono
poco più di 9.000 persone, e quindi rispetto all'incremento della popolazione, che è aumentata di 10 milioni, e rispetto all'incremento che hanno avuto tutti gli altri settori dell'area pubblica e dello Stato, ha avuto un incremento molto ridotto. Possiamo dire che sostanzialmente ha fatto una politica che viene definita malthusiana. Questo è il terzo cambiamento. Il quarto cambiamento è costituito dal fatto che il Consiglio Superiore della Magistratura è diventato sempre di più un organo di rappresentanza delle procure. Quindi i magistrati più presenti, più numerosi all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura sono i magistrati che svolgono la funzione dell'accusa, cioè della procura, cioè i pubblici ministeri. Ecco, lei su questo, professore, ha parlato di forte politicizzazione delle procure. Questo incide poi Beh, sul CSM in non qualche ho modo? fatto altro che constatare un elemento caratteristico che come dire, si può notare anche aprendo i giornali, e cioè il grande numero di persone che, o abbandonando il loro compito di magistrati requirenti e quindi pubblici ministeri, oppure continuando a svolgere questa funzione, assumano anche delle cariche pubbliche di tipo politico, Ecco, ma questo è persone un dato che lo oggettivo, fanno. professore. Loro dicono che è un po' diciamo, dico io, il gatto che si mangia la coda, nel senso che i magistrati dicono è l'opinione pubblica attraverso i giornali, attraverso i partiti, che dà una lettura politica di quello che invece è una normale attività appunto della magistratura requirente, eccetera, eccetera. E quindi ribaltano in qualche modo questo discorso della politicizzazione, dicendo sono gli altri a dare una lettura politica di quella che invece è l'attività giudiziaria. Questi sono due problemi diversi, però. Io stavo parlando adesso di un'altra questione, e cioè il gran numero di componenti delle procure che costituiscono all'interno della loro attività come dire, si presentano all'opinione pubblica frequentemente e poi fanno il salto e diventano presidenti di regioni, ministri, membri del Parlamento e così via. Poi c'è invece il primo aspetto, che è quello della sovraesposizione delle procure. Faccio un esempio. La Costituzione dice che le persone che sono accusate sono informate riservatamente dell'accusa. Questa riservatezza non viene rispettata perché normalmente, quando vengono iniziate delle inchieste giudiziarie, vengono fatte delle vere e proprie conferenze stampa a cui partecipano normalmente i procuratori capi e partecipano anche le forze dell'ordine che hanno operato come braccio esecutivo delle procure. Quindi si tratta di due aspetti diversi. Uno è il passaggio dal potere giudiziario al potere legislativo o al potere esecutivo, e l'altro è invece il ruolo pubblico svolto in quanto procuratori dai magistrati che sono addetti alla funzione di pubblico ministero. Provo a continuare nell'elenco delle modificazioni. La quinta modificazione è costituita da un forte aumento della domanda di giustizia, che però rimane in larga misura insoddisfatta. Secondo le statistiche giudiziarie, abbiamo delle ottime statistiche giudiziarie, sono in questo momento 6 milioni i giudizi pendenti, cioè le procedure che attendono una conclusione. L'altro cambiamento importante è costituito dalla nascita, dallo sviluppo delle cosiddette correnti dei magistrati, cioè associazioni di gruppi di magistrati, che
che finiscono per ripetere gli orientamenti politici che sono prevalenti nel paese, quindi conservatori, riformatori, democratici, innovatori e così via. Tutte queste modificazioni sono modificazioni interne al corpo della magistratura. Ci sono poi invece le modificazioni esterne. Nel 1993 fu adottata una legge che modificava l'immunità che esisteva dei parlamentari. Questo ha comportato che i parlamentari non hanno più a loro volta uno scudo che renda difficile o che richieda un'autorizzazione a procedere del corpo di cui fanno parte per difendersi nei confronti di iniziative della magistratura requirente, cioè delle procure. Il che vuol dire che è stato lo stesso corpo politico che ha, abbassando uno scudo che aveva precedentemente, ha consentito questo ingresso. Lo stesso corpo politico poi ha affidato dei compiti fondamentali nella nostra società, in modo particolare il contrasto della mafia, della grande criminalità, della corruzione e del terrorismo, quasi interamente alla magistratura, la quale ha pagato anche un alto costo in termini di vite umane per questo compito. E quindi, ancora una volta, questo è un fatto che non riguarda l'aspetto interno della magistratura, ma piuttosto l'esterno, cioè la politica, e che ha creato quella tensione di cui parlava il dottor Zurlo. E poi ci sono due ultime modificazioni importanti, e cioè che il corpo politico ha sempre meno la caratteristica di un corpo programmante, adopero l'espressione di un famoso sociologo recentemente scomparso italiano, il professor Alessandro Pizzorno, e sempre di più un corpo moraleggiante, è sempre un'espressione del professor Pizzorno, e ha dato sostanzialmente una delega del controllo della virtù al corpo dei magistrati, i quali, come dire, si stanno comportando in realtà oggi come dei sacerdoti che controllano la virtù della popolazione Ecco, ma italiana. scusi se la interrompo, professore, ma di fronte a questo, chiamiamolo catalogo, no? Abbiamo elencato 9-10 punti tra tutto e siamo arrivati è arrivato a questa conclusione, quindi come sacerdoti o guardiani, no? Per usare appunto quell'espressione, della virtù, come si fa a ritrovare un equilibrio o assicurare quella giustizia che oggi spesso viene negata, arriva in ritardo e compagnia? È una domanda che è un po' semplificatoria, ovviamente, rispetto alle tante questioni che lei pone, e che però è una. Io penso anche al tema che lei ha sottolineato all'inizio, si informa riservatamente, è un punto, no? L'indagato è un punto che nemmeno concepiamo, e che poi, messo insieme all'interminabile durata dei processi, porta di fatto a una condanna virtuale di chi poi magari in realtà viene assolto molti anni dopo. Ma questa è esperienza che facciamo tutti i giorni e che su tutti i giorni viene documentata. Beh, la soluzione è piuttosto semplice perché è semplicemente ritornare alla Costituzione che prevede la separazione dei poteri. Se i poteri sono separati, non è possibile che un potere, come dire, svolga una funzione che è propria di un altro potere. Quindi la separazione dei poteri è la chiave per risolvere questo problema. Naturalmente c'è anche un problema che riguarda l'opinione pubblica e che riguarda i giornali. È chiaro che più l'opinione pubblica è sensibilizzata a questi aspetti che ho chiamato della politica moraleggiante, più c'è attenzione da parte della collettività sull'iniziativa dei magistrati, più quel processo che gli americani chiamano di naming and shaming,
che è quello a cui lei stava facendo riferimento un momento fa, La gogna, incide insomma. sull'opinione pubblica. Naming and shaming vuol dire sostanzialmente Sostanzialmente. fare il nome di qualcuno e svergognarlo, Gettarlo ecco. all'udibrio, insomma. Quindi è un modo di rendere pubbliche delle attività o dei comportamenti e prima di un vero e proprio giudizio, quindi prima di un vero e proprio processo, di svergognarli. Quindi noi È dovremmo, quello che ecco, quindi noi dovremmo. nei Prego, termini prego. concreti diffusi si chiama la gogna. Esatto. Lei ha toccato numerosi punti, appunto, che mostrano questa difficoltà nel dare giustizia oggi ai cittadini. Una questione mi ha toccato molto quando si parla, lei parlava facendo riferimento alla Costituzione, che la persona riceve riservatamente questa comunicazione. Oggi è tutto fuorché riservato. Questo perché le indagini sono, come dire, con squilli di tromba, gli avvisi di garanzia arrivano, non dico in mondovisione, ma quasi, e poi a questo si associa il fatto che abbiamo processi, indagini e processi molto lunghi, che vuol dire che abbiamo una condanna virtuale che poi magari sparirà, evaporerà 5, 6, 7, 8 anni dopo, ma il danno, come si scrive sempre sui giornali, a quel punto è già fatto. Sì, e diciamo, la causa di tutto questo è collegato a tre o quattro degli elementi che prima fornivo. Il primo è costituito dal numero piuttosto ridotto dei magistrati, il secondo è costituito dalla domanda di giustizia che è molto aumentata nel nostro paese, come in molti altri paesi. E il terzo è costituito dall'assenza di indicatori di efficienza all'interno del sistema della giustizia. Ho detto all'interno del sistema della giustizia, ma dovrei precisare che vi sono in realtà alcune best practices, per esempio qualche anno fa il Tribunale di Torino, per esempio alcuni anni fa il Tribunale di Roma. Quindi, come dire, questa assenza è tanto più grave in quanto vi sono state delle punte di eccellenza di strutture giudiziarie che hanno funzionato molto bene. Quindi l'insieme di tutti questi elementi, un numero di addetti piuttosto limitato, la forte domanda di giustizia, l'assenza di, diciamo, di criteri di valutazione dell'efficienza della giustizia, fanno sì che vi sia un ritardo nello svolgimento del processo e quindi nella conclusione la sentenza o con le sentenze, perché i tre gradi di giudizio devono essere sempre percorribili, e quindi vi è questo forte divario tra il momento dell'accusa resa pubblica e il momento della conclusione del giudizio, che a quel punto lì non interessa più nessuno, poi perché saranno passati 6 anni o 7 anni, e a quel punto nell'opinione pubblica si consolida l'idea che quella persona che era stata accusata, per esempio, di corruzione, in realtà è un corrotto, mentre semmai il giudizio che è intervenuto era che è fatto non sussiste. Quindi secondo lei però l'inchiesta dovrebbe partire sottovoce, usiamo questa espressione, mentre oggi siamo abituati appunto a indagato a titoli cubitali già al primo secondo, al primo minuto. Dovrebbe partire riservatamente, indicando, informando la persona riservatamente, come dice la Costituzione, e poi svolgendo sollecitamente tutta l'attività successiva in modo tale che nel giro di un anno si concluda la procedura e la persona accusata sappia se l'accusa ha un fondamento oppure no. Io avevo cominciato a lavorare alla cronaca giudiziaria ai tempi di Mani Pulite e ai tempi di Mani Pulite i magistrati del PUL dicevano che nel momento in cui un avviso di garanzia
arrivava al destinatario, in qualche modo diventava pubblico e quindi l'opinione pubblica poteva essere informata. Dipende anche dai mezzi di formazione dell'opinione pubblica, perché la larga pubblicizzazione che viene fatta sui giornali di questi eventi fa sì che ci sia un interesse dei lettori, dei giornali in generale, dell'opinione pubblica, e quindi in qualche modo questo ingigantisce, alimenta questo fenomeno. Se per esempio ci fosse un atteggiamento di self-restraint, di autolimite da parte degli stessi giornali, probabilmente non ci sarebbe un fenomeno così diffuso di naming e shaming. Senta, in sintesi estrema, parlavamo prima della politicizzazione e delle correnti. Come si fa a ridurre il peso delle correnti nel CSM e poi diciamo nella vita, insomma, della magistratura, se non del paese? Bisogna andare alla radice del fenomeno. Se l'ordine giudiziario, come dice la Costituzione, è indipendente, occorre che sia veramente indipendente, e per esserlo non può svolgere, una persona che sia magistrato non può svolgere, non può passare in altri campi della pubblica amministrazione o dello Stato. Quindi una vera indipendenza comporta che vi sia una separazione dalla sua funzione da altre funzioni, quindi che non vi possano essere carriere che cominciano nella magistratura e finiscono nel Parlamento, che non vi possono essere carriere che cominciano nella magistratura e finiscono o nella presidenza di una regione o in un governo, perché questo distrugge anche l'immagine pubblica dell'indipendenza del magistrato. Il magistrato dovrebbe quindi essere esclusivamente quella figura, non svolgere ovviamente contemporaneamente, ma neppure successivamente, altri compiti di tipo pubblico o diretti alla collettività, e così naturalmente vi sarebbe una minore politicizzazione endogena della magistratura. Quindi indipendenza sta con separazione. Quella che proviene dall'interno, non quella che proviene dall'esterno. Ecco. Certo, quindi dicevo, l'indipendenza non sta da sola, deve stare insieme, porta dietro il concetto di separazione, in senso rigoroso però. Esatto. Ecco, un'ultima questione che riguarda la giustizia, visto che probabilmente, se non interverrà la Corte Costituzionale di cui lei è stato componente, l'anno prossimo si va a votare sui referendum, appunto sulla giustizia. È una strada che si può seguire? Ci sono molte polemiche politiche, no, sul tema. Taglia la strada il referendum al Parlamento? Intralcia, non intralcia, aiuta, è complementare? Guardi, la Costituzione ha un elenco preciso delle materie sulle quali non può svolgersi un referendum. Per esempio, non si può svolgere un referendum nelle materie tributarie, per ovvi motivi, perché se sottoposto al referendum una materia, una legge che riguarda aboliremmo tutto. Si può pensare quale possa essere il risultato. Quindi né si possono sottoporre delle leggi che riguardano le ratifiche di trattati internazionali, perché per l'ovvio motivo che c'è un rapporto tra lo Stato italiano e un altro Stato, e quindi un soggetto diverso. Quindi in linea generale, secondo la Costituzione, le materie che non sono escluse possono essere sottoposte al referendum. Quindi in principio un referendum sulla magistratura è un referendum che può essere proposto. Poi interviene un secondo grado di giudizio, che è quello relativo all'opportunità di svolgere un referendum. E da questo punto di vista si possono dare due risposte. Primo, che il referendum può essere un mezzo per sollecitare il Parlamento a decidere. Cioè sarebbe come dire, se non decide il Parlamento, decide direttamente il popolo.
E questa una funzione sollecitatoria del referendum mi sembra che sia ancora ammissibile. Quello che è difficile fare per referendum è di manipolare con delle cancellazioni ad arte di alcuni passaggi di leggi in modo da trasformarle per farle diventare qualcosa di diverso. Perché questo? Perché i nostri referendum sono referendum abrogativi e se si abrogano delle parole di una frase in modo che la frase possa dire il contrario, voi capite bene, lei capisce bene che a questo punto il referendum da abrogativo, cioè per cancellare qualcosa, diventa manipolativo. E propositivo, cioè praticamente propone una norma diversa. Quindi il referendum deve fare un vuoto, questo vuoto deve essere riempito dal Parlamento. Quindi la mia risposta alla sua domanda è triplice. Primo, in linea generale il referendum in materia di giustizia non è escluso. Secondo, il referendum può essere utile per una funzione sollecitatoria, cioè non per se stesso, ma per far fare qualcun altro, al Parlamento in questo caso a provvedere. Terzo, e qui la risposta è no, il referendum non deve essere concepito in un modo tale che sottraendo in realtà modifica, perché? Perché in questo modo si passa da un referendum abrogativo a un referendum propositivo che nel nostro paese non è previsto dalla Costituzione. Il popolo può Sì. sollecitare le riforme, ma non può farle direttamente. No, ecco, può fare direttamente, creare dei vuoti direttamente perché il referendum è abrogativo, serve ad annullare qualcosa che esiste e naturalmente così si avviano delle riforme e poi naturalmente i vuoti devono essere riempiti dalla democrazia rappresentativa, cioè dal Parlamento. L'ultima questione ci porta al volo in un attimo sull'attualità. Dopo i gravi disordini che ci sono stati a Roma, l'assalto alla sede della CGIL, si valuta tra Parlamento, magistratura e governo di mettere, diciamo, fuori legge alcune organizzazioni, alcuni movimenti dell'estrema destra. E tutti citano leggi, la legge Scelba, e diciamo così c'è un grande richiamo alla legge del 52. Qual è la procedura o le procedure che si possono seguire? Guardi, innanzitutto le associazioni, c'è libertà di associazione nel nostro paese, con un solo vincolo che deriva da una norma delle disposizioni transitorie della Costituzione, cioè il divieto di ricostituzione del Partito Nazionale Fascista. Ora, le procedure che sono previste dalla legge del 1952, legge Scelba, che era allora il proponente del ministro dell'Interno, le procedure sono di due tipi. La prima procedura è quella che richiede che vi sia una sentenza di un giudice che riconosce il fatto che un'associazione costituisce una ricostituzione del Partito Nazionale Fascista e che venga seguita poi da un intervento del governo di vieto. Oppure l'altra soluzione è quella che venga fatto un decreto legge, che naturalmente è una decisione del governo che passa attraverso una conversione in sede parlamentare. È chiaro che la prima procedura, che è quella che è stata seguita due volte in Italia in passato, la prima procedura è la procedura più sicura. Perché la più sicura? Perché bisogna innanzitutto, per rispettare la libertà di associazione di tutti, assicurare che quell'associazione sia specificamente un tentativo di ricostituzione del Partito Fascista e che quindi richiede un accertamento di una situazione complessa, lo statuto,
gli obiettivi, le finalità, il modo di comportarsi, le aggressioni compiute, la violenza utilizzata e così Ecco, via. ma oggi sfortunatamente, come dice qualcuno, manca una sentenza rispetto a quei movimenti che sono appunto nel mirino appunto del governo e dell'opinione pubblica in questo momento. Le dirò di più, che l'utilizzazione di quell'articolo lì naturalmente tiene conto dell'aspetto associativo, ma non tiene conto del fatto che nel frattempo si è sviluppato internet e attraverso internet il web, e attraverso il web vi sono dei collegamenti che spesso sono più solidi e robusti del vincolo associativo. Quindi non c'è dubbio che, oltre all'osservazione che lei faceva, c'è anche un'osservazione da fare, e cioè quando si è sciolto un'associazione per i motivi che ho prima detto e che sono quelli indicati dalla legge Scelba, che risultato si è ottenuto, visto che vi sono degli strumenti che in qualche modo consentono di raggiungere lo stesso scopo in altro modo? Grazie, e con questa domanda, che più che una domanda mi si apponga a una serie di problemi che vanno appunto oltre il dibattito di questi giorni, ringraziamo il professor Cassese. Grazie, arrivederci.